Sono ben contento oggi di partecipare a questa cosa, preciso anche per chi non lo sa, forse i giornalisti. Io sono praticamente assessore da 3 giorni, per cui sono stato un subentro, per cui sono al mio esordio formale e sono contentissimo di fare una manifestazione come questa che mi sembrava veramente interessante, dove tra l'altro il comune, ammettiamo, insomma, senza equivoci, neanche purtroppo ha partecipato in alcuna maniera, nel senso non il sottoscritto ma neanche l'amministrazione. Quindi sono qui solo perché mi ha fatto vedere il progetto e ritengo che meriti attenzione e meriti di essere promosso quanto più possibile. Questo perché è un'iniziativa veramente interessante, innovativa e coraggiosa. Io ho guardato il programma, è una cosa veramente interessante, non solo per la multidisciplinarità nell'ambito delle arti, perché è veramente rappresentato, insomma, un po' di tutto. Abbiamo il cinema, ho visto che c'è un docufilm, abbiamo la musica, abbiamo la danza, abbiamo le arti figurative perché aveva dipinto un quadro nel corso della manifestazione. Quindi c'è una totale multidisciplinarità, abbiamo convegni, presentazioni di libri. Ma tutto questo collegato, il fatto che sia collegato al mondo delle scienze e in una maniera anche particolarmente con competenza, perché con la partecipazione dell'ordine dei psicologi, tenendo un tema fondamentale come può essere quello della mente, collegandolo a quello che è il mondo dell'arte, cioè vedo che è racchiuso un po' tutto un collegamento che ha veramente un valore grande. Il fatto anche dal punto di vista scientifico viene affrontato, vedo, sotto vari aspetti, no? Vedo che c'è la collaborazione anche delle persone, insomma, che stanno all'interno dei centri, c'è il coinvolgimento della comunità incontro, c'è il coinvolgimento, c'è anche il rapporto tra arte e mente, cioè il fatto che ci sia un tema conduttore che unisca le arti a un ramo scientifico è una cosa veramente interessante, innovativa e anche coraggiosa. Per questo io credo che meriti assolutamente molta attenzione, proprio perché qualcosa di così innovativo e così di spessore merita assolutamente attenzione. Il rischio è sempre, quando si fanno, e questo chiaramente è compito di ognuno di noi, fare in modo che questo non succeda, che si fanno magari iniziative di grande valore, di grande spessore, però poi quella che è la fruibilità e quasi il successo, tra virgolette, è dato anche da quello che è il riscontro di pubblico, che chiaramente è un po' lo specchietto finale, no? Del valore dell'iniziativa, anche se così non dovrebbe essere, però inevitabilmente perché sia fruibile. Per cui è importante che ognuno di noi si faccia in modo che questa cosa abbia un successo. Io personalmente sono ben contento di iniziare la mia attività con un'iniziativa così interessante e faccio un grosso bocca al lupo agli organizzatori.